Ciao a tutte, bentornati sul mio canale. Allora, sono troppo emozionata! È da un sacco che ci sto lavorando, io e anche delle mie care amiche che mi hanno aiutato, in particolare due, che sono Andrea e Paola, quindi grazie. E sto parlando del video dei dupe. Io odio chi grida al dupe ogni 3 minuti, perché magari c'è una leggera somiglianza. Io ho cercato prodotti che sono veramente dupe. Magari se nello swatches vedrete una leggerissima differenza, poi una volta applicato la differenza sull'occhio o sulle labbra non si nota. Parlo di occhi e labbra perché questi saranno dupe di prodotti labbra e di prodotti occhi. Quindi partiamo subito perché sono super gasata. Allora, il primo prodotto. Così, partiamo così, va bene. Il primo prodotto che vi mostro è l'ombretto mono della nuova collezione degli ombretti mono di Yves Saint Laurent, nonché il mio preferito, che è il numero 5 modèle, non lo so come si dice. Comunque questo, che è un bellissimo taupe grigio viola argento con all'interno un tripudio di glitter lilla. Uno degli ombretti più belli che ho. Ma come sapete, gli ombretti mono di YSL costano più di 30 euro. Cosa ne pensate se vi dico che ho trovato un dupe da Wycon? Palette Eye Color numero 02, che tra l'altro si trova ancora nei punti vendita in sconto. E in particolare, come vedrete subito, il secondo ombretto della seconda fila è assolutamente identico. E a differenza di altri prodotti che vi mostrerò, è decisamente la stessa. Allora, visto così, hanno dei riflessi un po' diversi, come vedete, perché questo ha un riflesso più cupo, questo ha un riflesso più lilla. Però una volta applicati, in base a come li colpisce la luce, sono veramente, veramente simili. E anche questo ha un'ottima performance. Quindi, se vi piace questo genere di colore, io vi consiglio di provare questa palette, che costa tutta 9,90 in sconto, questo costa 32,50. Ora, questo è uno dei dupe meno dupe, nel senso che sì, è molto 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 simile, ma non è perfettamente identico. Altri che vedrete sono identici. Veniamo a quest'altro dupe. Costoso matitone occhi Sisley numero 02 dei Fito Eye Twist, che è un bellissimo verdone. Un verde militare a riflesso oro. Con cosa lo paragono? Con il matitone Eye Color To Go di H&M nel colore Treasure Hunt. Ora vi faccio vedere per la gioia degli occhi che sono identici. Quello sopra è H&M, quello sotto è Sisley. La differenza di performance c'è perché quello di Sisley è waterproof e super a lunga tenuta, quello di H&M è a lunga tenuta ma non paragonabile come performance a quello di Sisley. Ma il riflesso, una volta sugli occhi, allora come vedete, swatchato sembra un po' più, leggermente più scuro quello di H&M. Messi sugli occhi sono assolutamente identici. Quindi, ottima cosa. 35,5. Poi, questo dupe è fighissimo. Queste ragazze sono identici. E sto parlando di un ombretto di MAC che si chiama, vi dico subito il nome, Deep Truth, che è questo blu elettrico. Di che cos'è il dupe? Ma dupe davvero? Del blu elettrico di Puro Bio. C'è una differenza di texture, ovvero quello di Puro Bio è subito molto burroso e molto metallico. Quello di MAC è molto secco e devo swatcharlo di più per arrivare al colore pieno. Ma una volta che ho saturato il colore, sono identici. Partiamo da MAC. E vi preparo lo swatch. Allora, vi dico la verità, volevo girare questo video facendo una cosa che mi aveva consigliato un mio amico, ed era applicare uno sull'occhio e uno sull'altro, ma questa volta avevo talmente tanti dupes che non era possibile. Nel prossimo video, invece, perché ne ho altri in serbo per voi, sceglierò meno prodotti in modo che io ne applichi uno su un occhio, uno sull'altro, uno sul lato della bocca e uno sull'altro. Prelevo ora Puro Bio, ve lo metto di fianco
E questi ragazze identici, stessa base colore, stesso riflesso, cioè sono assolutamente indistinguibili. Sotto vedete MAC e sopra Pura Bio. Sono assolutamente identici. Ovviamente MAC ha una durata maggiore sull'occhio, ma se mettiamo il Pura Bio con il primer, ottima performance. Adesso sapete che Puro Bio li vende anche mono, quindi 5-6 euro dell'ombretto di Puro Bio contro i 15 di MAC in refill, tra l'altro. Quindi, altro di ups. Poi, in questo video e anche nei prossimi, ho cercato di non mettervi dei dupe, quelli già classici che conosciamo tutti e di cui si parla da secoli seculorum, tipo, non so, i dupe di Rebel di MAC. Cioè, volevo mostrarvi qualcosa che effettivamente fosse diverso come tipo di dupe. Solo uno che vi citerò è già noto, che è Velvet Teddy con Barry Tall di Wet n Wild. Ho diversi prodotti di Wet n Wild in dupe. Ve lo mostro perché io ero un po' scettica e invece sono proprio identici. E lì è un tipo di dupe che merita, in quanto il prezzo è nettamente differente, inferiore quindi, e la performance è nettamente buona di entrambi. Ok, proseguiamo. Questo prodotto occhi, questo dupe mi rende particolarmente fiera perché sono identici, 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 identici. È un ombretto di Makeup Forever con un ombretto di Nabla. Qual è il problema? Io ho composto questa palettina di Makeup Forever e non riesco a tirare fuori la cialda, quindi non vi riesco a dire il numero, ma in gamma Radiant Orchid, così trovate solo lui, quindi è facilmente visibile dal pannello. Ve lo swatcho. Ragazze, è identico, identico. E questo è il Makeup Forever, colore bellissimo. Ma ora prendiamo Cattleya di Nabla. E se vi dico identico, intendo che è identico. Ma ragazze, identico. No, vi giuro che distingueteli se ce la fate. Stesso riflesso, stessa satinatura lilla, stessa base colore, stessa intensità e vi dico di più, stessa performance. Quindi andiamo a 6 euro di cialda di Nabla contro i 20 euro di Makeup Forever. Quindi nettamente conveniente. Il dupe di cui vado più orgogliosa perché sono assolutamente identici. Terminati i prodotti occhi, passiamo ai prodotti labbra, che è sicuramente più facile anche fare dei confronti, perché ad esempio i primi ombretti che vi ho mostrato, Yves Saint Laurent contro Icon, sull'occhio sono molto simili, swatchati sembrano diversi, perché hanno un riflesso di base diverso e una base colore uguale, mentre questi sono proprio identici. Prodotti labbra. Questo dupe è fighissimo. Matita labbra Chanel, la famosissima 55, che credo se non sbaglio si chiami fucsia. Sapete che le matite labbra di Chanel sono tra le mie preferite al mondo, purtroppo ne posseggo solo tre. E ora vi faccio vedere il suo dupe perfetto. E per perfetto intendo che sono indistinguibili. Quindi matita labbra 55 Chanel contro Collistar numero 17. Vedete sotto Chanel e sopra Collistar. Quindi così. Sono assolutamente identiche e la cosa pazzesca è che è uguale la pasta. Cioè anche in fase di swatches il tipo di mina morbida, ma ad asciugatura rapida, il tipo di scorrevolezza sono identiche, identiche. E come vedete identico il colore. Questa è la micromina che era in omaggio con Rossetto, ma viene venduta anche singolarmente 13 euro contro i 23, 24, 25 di Chanel. Altro dupe fighissimo. Matita labbra di MAC. Lip pencil classiche, abbiamo la Cherry. Un bellissimo rosso acceso. La Cherry è stupenda. Ma io ho trovato il dupe. E sto parlando della Wycon Long Lasting Ruby. Anche queste sono assolutamente identiche. Sotto vedete MAC, sopra vedete Wycon. Perfettamente identiche.
Qua vi dirò una cosa strana, la performance è migliore di Wacom. Preferisco la Mina di quella di Mac perché è più dura, ma per me come durata è nettamente migliore la Wacom, perché la Cherry di Mac è tra le matite di Mac che trovo su di me abbiano la performance meno buona. Poi andiamo ai rossetti. Come vi dicevo, vi faccio vedere il dupe famoso di Velvet Teddy di MAC, rossetto bellissimo, e il Berry Tall di Wet n Wild. Non cadere, Berry Tall! Veramente un ottimo dupe, bravo chi lo ha notato. L'unica cosa che vedete adesso di differenza è la saturazione, perché MAC è subito matte, mentre Wet n Wild inizialmente è un po' più lucidino. Ma una volta che si toglie la patina lucida, è perfettamente identico. Quindi se amate questo genere di colore, io vi consiglierei di investire economicamente prima in Wet n Wild, e se poi vedete che è un colore che indossate, che portate, eccetera, allora vale la pena prendere Velvet Teddy. Guardate la durata delle matite, anche le vedete? Questa è una salviettina struccante, sia Chanel che Collistar, durata eccezionale. Quindi anche lì, come tipo di performance, siamo... Guardate, sto facendo fatica a struccarle in esatto modo, e anche qui resiste molto di più la Wet n Wild della Cherry. Mi è la Wet n Wild, la Wacom della Cherry. Quindi molto soddisfatta di questi dupe. Ma la lista è ancora lunga. Allora, ora andiamo a un dupe validissimo, altro rossetto di MAC, e sto parlando dell'Amplified chiamato Craving, cioè guardate come l'ho ridotto, tanto mi piace Craving, è un rossetto che io adoro. Ma ho trovato un grande dupe. Qui la differenza di prezzo, no, non è lui, la differenza di prezzo non è enorme, ma c'è. E vi dico che sono due dupe, ma non perfetti, perfettissimi. Ta-da! Craving contro il numero 17 degli Art Design di Collistar, Viola Orchidea. Identici. Qua non abbiamo neanche una differenza di texture, perché Craving è un amplified e quindi tende a essere leggermente luce riflettente e morbidino, tanto quanto Viola Orchidea. Identici. Veramente identici. Ottima cosa. MAC è sui 19 euro, Collistar sui 13-14, non nettamente differente, ma comunque risparmiamo quei 5-6 euro. Poi proseguiamo con un dupe del quale sono fiera, anche se questo è un dupe non perfettamente identico, ma molto 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 simile, e sto parlando del famosissimo Russian Red di MAC, quindi il famosissimo matte più morbido dei matte classici, un bel rosso pieno. Ho trovato il suo dupe nel 970 dei nuovi matte di Maybelline, Daring Ruby. Come vedete, sono praticamente, no scusate, sono più identici di quello che mi ricordavo, sono proprio identici. Stessa famiglia colore, stessa pasta, addirittura una volta che si asciuga il Maybelline tende a essere leggermente più opaco del Russian Red. Sotto vedete Russian Red e sopra Daring Ruby. Ma che belli i miei dupe, che belli. Poi, proseguiamo. Ecco, questo invece è un dupe non perfettamente identico, ma comunque degno di nota. E sto parlando del famosissimo Candy Yum Yum di MAC. Colore che purtroppo porto molto poco perché mi sta molto male. Dupe super economico. Linea Revolution, di Makeup Revolution, quelli con la confezione nera che sembrano MAC appunto. Della linea matte It's Eats You Up. Texture molto più scadente, Makeup Revolution. Saturazione raggiungibile a più passate, ma come vedete il colore è praticamente identico. Qui ho fatto male la bordatura. Quindi qui vedete MAC, come vedete linea più netta e più pulita.
Qui vedete invece Makeup Revolution, leggermente meno saturo e più scorrevole, ma sulle labbra è una differenza che non percepite. Dupe in termini di colore e di texture, non dupe in termini di performance. Qui c'è una performance nettamente differente con MAC, nel senso molto migliore MAC. Questi rossetti su di me durano pochissimo. Ma perché quindi ve lo mostro? Perché potreste fare il mio stesso errore, ovvero acquistare Candy Amiens perché è bello e poi non indossarlo mai perché è un colore difficile da portare. Quindi siete attratte da questo colore, ma dite spendo 20 euro per un rossetto che metterò due volte nella vita? Allora buttatevi su Makeup Revolution perché, mal che vada, vi togliete lo sfizio del colore perché è identico, senza però bisogno di comprare qualcosa per poi lasciarlo lì. Questo di Dupe, ragazze. Questo. Parliamo del famosissimo Mer di MAC. E Mer di MAC è in wishlist di un po' tutte noi. Uno dei rossetti più chiacchierati al mondo. Di una bellezza e di un'eleganza fuori dal normale. Ma ho trovato un dupe. Ho trovato un dupe. E un dupe che è, se non identico, praticamente identico. Wet n Wild, delle nuovi colori usciti in The Flash. Ta-da! Sopra abbiamo Mer, che come differenza ha soltanto una punta di grigio o di marrone che lo spegne un po', e sotto abbiamo in The Flash. Anche qui, una volta che si asciuga la patina luminosa di Wet n Wild, che quando lo stendete non è subito matte, è completamente opaco, e questa minima differenza di punta cupa che vedete nello swatches sulle labbra non si nota. Anche qui, se trovate Mer sold out, se volete provare un nude e non siete degli amanti del nude, qui la performance è nettamente similare, nel senso che io, l'unica cosa, Wet n Wild mi secca di più le labbra. I matte di MAC sono secchi all'applicazione, ma non peggiorano lo stato di idratazione delle labbra, però ottimo in The Flash, ottimo. Andiamo a eliminare gli swatches, così proseguiamo perché non è finita. E poi ragazze, ne ho ancora, i prossimi li ho tenuti per il prossimo video, dove appunto mi piacerebbe farvi il video proprio dove li indosso. Quindi un occhio uno, un occhio l'altro, un labbro, metà labbro, metà labbro. Allora, qui ad esempio vedete che Candy Amiens ha tinto completamente la pelle, Makeup Revolution ha lasciato un leggerissimo alone, quindi il Candy tinge proprio parecchio. Mentre qui ha tinto di più il Maybelline The Russell Red. Ok, questo ragazze è un dupe tris, cioè un trio dupe, è figo. Partiamo dal più costoso dei tre, che è il bellissimo Rouge Dior 766 Rose Harper, un colore, oh mio Dio, quei bellissimi fucsia che virano leggermente al corallo, un colore morbido, scorrevole. Salendo troviamo una famosissima limited edition di MAC, non più in vendita, stupendo, un amplified che si chiama Red Balloon. Ed è esattamente identico, identico, cioè sono indistinguibili, sotto Dior, sopra MAC, e Dior è impermanente. E scendiamo ulteriormente di prezzo e andiamo a Collistar, rossetto Art Design numero 10, Ciclamino, quello che viene venduto con la matita 17, quella che vi ho fatto vedere prima. Ta-da! Ragazze, identici, tutti e tre identici. Dior, e abbiamo 32 euro di rossetto. MAC, e andiamo a 19 euro di rossetto. Collistar, e andiamo sui 13-14 euro. E il tris è potente. Ultimo dupe di oggi. Ormai ho le mani super tinte, però questo è un colore cupo, quindi avere leggermente le mani tinte non altera la percezione del colore. Una delle tinte matte più famose al mondo ed è Patina di Stila, il nude malva perfetto, con la differenza che a me Stila secca molto 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 le labbra. Ma volete vedere il dupe?
rosa velluto di Bottega Verde. Assolutamente identiche, indistinguibili. E vi dico di più, come durata e confortevolezza preferisco Bottega Verde. Sotto abbiamo patina o patina e sopra abbiamo Bottega Verde. Identiche, identiche. Quindi, stila, Bottega Verde. Spero che questi dupe vi siano piaciuti, io come vedete sono esaltatissima. Vi mando un bacio grande, fatemi sapere se il prossimo dupe vi piace l'idea di vederli indossati. Un bacione!